Ciao, ho il piacere di presentarvi l'ultima nata in casa Zanaglio, la ZF Greenwood. Come suggerisce il nome, questa cetta nasce per il Greenwood Working, la carpenteria da campo e il fresartage. Rispetto alle più comuni a cette da spoon working, quindi da intaglio, pur mantenendo le stesse peculiarità, la ZF è stata ridotta nelle dimensioni, è stata fornita di un martello e di un occhio conico all'italiana, per permetterle un uso più vasto all'interno del campo, quindi non vincolarla soltanto all'uso su ceppo o all'uso da banco. Ovviamente non è una cetta pensata per il brushcraft, perché le sue forme rimangono troppo aggressive per l'utilizzo della lama a porto libero. Caratteristica quindi della Greenwood rispetto alle comuni accette da carving è il martello da carpenteria, perché è un martello temprato, permette quindi di battere chiodi, di lavorare su zeppe, di compiere utilizzi gravosi. Un'altra caratteristica è l'occhio conico all'italiana, quindi un occhio leggermente più grande rispetto alle accette in commercio di ispirazione nord-europea, permette di utilizzare due tipologie di manico. Il manico ergonomico, quindi inserito dalla parte inferiore del manico e bloccato con la zeppa, come più tipico vediamo nell'utilizzo delle accette commerciali, oppure il sistema più utilizzato nel mondo agreste per usi gravosi, quindi inserita dall'alto per conicità e bloccata grazie all'occhio conico senza l'utilizzo di zeppe. Questo però permette dei manici tendenzialmente più dritti. Ovviamente la Greenwood non nasce per avere manici con eccessive ergonomicità, perché andrebbero in contrasto con l'utilizzo del martello. Questo esemplare è stato dotato di affilatura scandinava, quindi pensata principalmente per l'utilizzo di legno verde, vocata quindi anche come piccola intagliatrice per lo spoon working nel bosco. Viceversa, per un uso più gravoso, può essere fatta su richiesta la versione con il micro bevel, quindi per un uso più intenso per dare maggior longevità a questa accetta. Andiamo a provarla.